Buonasera. Buonasera. Stasera ci complichiamo la vita, quindi vedrete. Allora, questa è la locandina del Don Giovanni, con la data della prima rappresentazione assoluta a Praga, 29 ottobre 1787. Questa è un'altra locandina, è la vostra locandina, sempre fortunati voi, con questo Don Giovanni che vedrete qui l'11 e il 13 di novembre, insomma, in questo splendido teatro. E questa è un'altra locandina ancora, perché questa volta, a differenza delle altre, avremo modo di ascoltare dal vivo alcune delle arie del Don Giovanni. E i nostri interpreti sono Peng Zhangxiang, Don Giovanni, Bai Jie, Leporello, Wu Lei, Donna Anna, Lucia Rubedo, Zerlina, non ve l'aspettavate dopo questa, già dicevate, e poi Denis Malakoff al pianoforte. Abbiamo tre ragazzi che vengono dalla Cina, una ragazza che è italianissima, è lombarda, e Denis Malakoff invece che viene dalla Russia, insomma, quindi un cast internazionale anche qui. E questo è Lorenzo da Ponte. Volevo farvi notare una cosa, vita lunga ha avuto, 1749-1838, ma vedete dove è morto? È morto a New York, perché, sai, era un abate, dopo un primo scandalo, un secondo scandalo, ha pensato che insomma non era bene rimanere a Vienna, per cui è andato a Londra, lì ha fatto un sacco di debiti, è andato via anche da Londra, è andato a New York, dove è stato il primo insegnante di italiano nel Nuovo Mondo. E pensate che è stato anche il primo a portare un'opera italiana nel Nuovo Mondo, un'opera che si intitola L'Ape Musicale, la prima opera italiana data per l'appunto lì, e lo si deve per l'appunto a lui, il quale diceva: dobbiamo diffondere l'opera italiana, perché diffondendo l'opera italiana diffonderemo la nostra favela, che è la più bella di tutte, la nostra lingua, insomma, no? Questo. E questa invece è una lettera di Mozart a suo padre su Da Ponte, vedete, 1783. Lui scrive a suo padre: adesso capirete molte cose. Cioè, ci sono dei problemi che arrivano da molto lontano. Uno di questi problemi è l'opinione che gli altri in Europa hanno di noi. Capisci? Vengono da lontano. Guarda Mozart. Abbiamo qui un certo abate da Ponte. Questi ora è terribilmente preso, deve scrivere un libretto completamente nuovo per Salieri, gli occorreranno 2 mesi per terminarlo. Mi ha promesso che poi ne farà uno nuovo per me. Ma chissà se allora potrà o vorrà tener parola. Vedi subito a mettere in dubbio? E sai perché? Lei sa benissimo che i signori italiani, scrive Mozart, sono sempre molto gentili in faccia, ma li conosciamo. E poi, se se la intende con Salieri, non mi darà nessun libretto sinché campo. Capisci la Merkel da dove ha preso, no? Cioè, sono cose che vengono da molto lontano. E naturalmente noi siamo sorprendenti, per cui Mozart ha dato a Da Ponte 3 libretti, uno più bello dell'altro. Nozze di Figaro, Don Giovanni, così fan tutte, capisci? Cioè, un libretto più bello dell'altro. Lui, in effetti, non stava scrivendo un libretto per Salieri, ma ne stava scrivendo 3 contemporaneamente, secondo la solita genialità italiana. Stava scrivendo, doveva scrivere il Don Giovanni per Mozart, naturalmente, un'opera per questo autore spagnolo, Martín Soler, e un'opera, effettivamente, per Antonio Salieri, Tarar. E guarda che cosa scrive. Scriverò, Da Ponte scrive, la notte per Mozart e farò conto di leggere l'Inferno di Dante. Qui c'è tutta la letteratura italiana. Sarà l'Inferno di Dante. Scriverò la mattina per Martini e mi parrà di studiare il Petrarca. Capite cosa dovete fare quando vi fanno fare in ufficio 3 cose contemporaneamente? E che mi importa? La notte e sarà l'Inferno di Dante. La mattina e sarà il mio Petrarca, la sera per Salieri e sarà il mio Tasso. Dante, Tasso, Petrarca, capisci? C'è tutto l'universo mondo, insomma. Poi bisognava trovare l'ispirazione, però. Questo in ufficio non so se si può fare, sinceramente. Andai al tavolino e mi rimasi 12 ore continue. Questo ve lo fanno fare. Una bottiglietta di Tokai a destra. È già un buon viatico, eh? Poi il calamaio nel mezzo,
benissimo perché serve per scrivere, il mezzo di lavoro, voi ci avrete il computer, e una scatola di tabacco di Siviglia a sinistra, non si può fumare in ufficio, mandate sul balcone. Ci siamo? Basta così? All'abate da Ponte non bastava completamente, cioè una bella giovinetta di 16 anni, se siete abate per favore astenetevi, eh? Una bella giovinetta di 16 anni che avrei voluto non amare che come figlia, ma. Poi ci torno dopo, ma. Poi soprattutto 16 anni lasciate stare. Oh, la trama dell'opera, adesso. Poniamo che vi dicano, ah, Don Giovanni sì, è un'opera che si svolge nell'arco di mesi. Don Giovanni è un'opera che si svolge nell'arco di mesi. Voi rispondete assolutamente no. E perché? Perché ce l'ha detto Sartorelli. Sì, però c'è un perché, perché lo dice il libretto, che si svolge nell'arco di 24 ore. È il libretto a dircelo, vedi, atto primo, scena prima, giardino notte. Ci siamo, si parte di notte. Atto primo, scena quarta, alba chiara. Quindi vuol dire che la notte è finita, comincia l'alba. Poi, atto secondo, scena seconda, si fa notte a poco, quindi si ritorna alla notte e poi, atto secondo, scena settima, servi con lumi. E quindi se i servi arrivano con i lumi, è perché torna la notte. Ecco perché vi dico 24 ore. Ma perché c'è qualcuno che dice mesi? E certo, perché a un certo punto le parole di Don Giovanni finiscono nel cimitero e si ritrovano sotto la statua funebre del commendatore ucciso nella prima scena. E sai, i soloni che ti dicono, le statue funebri non si costruiscono mica in un giorno. No, perché questa, a parte che è un'opera, quindi non è esattamente la stessa cosa, ma poi le statue arrivano a casa vostra semoventi e parlanti, come quella del commendatore, capisci che, cioè, accetta il principio della fantasia. È l'idea che tutto questo si svolga in 24 ore. Don Giovanni, guarda, è proprio al centro di tutto, al centro di tutto. E io voglio farvi vedere una piccola registrazione che si riferisce a un Don Giovanni che è andato alla Scala nel 2011 con la regia di Carsen, bellissimo, dove Don Giovanni si capisce che è al centro di tutto, perché nessun cantante ha mai fatto un ingresso in scena più clamoroso di quello che adesso vi faccio vedere. Guardate che sipario, scusa, vorrei il solito segnale, diciamo così, di stupefazione generale. Guarda che roba. Apro il sipario e vi faccio vedere questa meraviglia. Guardatelo. Ale. È la Scala che vede se stessa in uno specchio ondulato.
Che meraviglia, eh? Le due facce del Don Giovanni ci sono dentro questo ouverture. Quella tragica, che avete sentito all'inizio, un po' infernale, quando c'è quello specchio tutto ondeggiante, perché quando c'è di mezzo Don Giovanni, la realtà non è esattamente quella che tutti dichiarerebbero essere tale. C'è qualcosa di distorto quando c'è lui, e lo vedremo a breve. E poi invece il lato buffonesco. Ah, a proposito, scusate, avete intravisto vero il palco reale della Scala nel 2011? Sapete chi c'era dentro? Napolitano e Monti. Per la parte infernale funziona bene, no? Per certi aspetti. Dunque, chi è Don Giovanni? Ma ce lo dice lui stesso, atto secondo, scena prima. Guarda, Leporello non ce la fa più, il suo servitore, non ce la fa più col suo padrone. Sai che lo mette sempre nei guai perché a furia di conquistare, sedurre, abbandonare donne, alla fine qualche marito cornificato, fidanzato deluso lo trovi, eh? Cioè, quindi, insomma, sempre nei guai stanno. E quindi Leporello che dice, vabbè, torno con voi purché lasciano le donne. E guarda Don Giovanni, lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Ma lo sai che elle per me sono necessarie più del pan che mangio e più dell'aria che spiro? E lui, e avete poi core d'abbandonarle poi tutte? D'ingannarle poi tutte? E lui, è tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Questa la vendo ai potenziali Don Giovanni in sala, eh? Se non sapete come giustificarvi, chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento d'amore, dici? Va bene a tutte quante. Il problema di chi è delle donne, al solito. Sono le donne poi che calcolar non sanno il mio buon naturale, questo mio amore, lo chiamano inganno. E Leporello dice, non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Dice. 2065, sono le donne che ha sedotto e abbandonato. E come facciamo a saperlo? E beh, c'è l'area del catalogo. Madamina, il catalogo è questo, no? In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1003. Dipende dal 1003. Se il 1003 è 1003 sono 2065, altrimenti andiamo a 2362. Insomma, se è 1300 ovviamente il conteggio sale. E lui è proprio al centro della scena. Allora, c'è Donna Anna, che è fidanzata con Don Ottavio è fidanzato con Donna Anna, infatti vedete che la freccia indica una reciprocità di sentimenti, benissimo, ed è la figlia del commendatore, quel povero uomo che viene ammazzato nella prima scena dell'opera, va bene. Poi c'è Donna Elvira. Chi è Donna Elvira? Allora, voi sapete benissimo che esistono, come esistono vari tipi maschili, esistono vari tipi femminili, lo sapete. Ogni tanto mi sarà capitato qui di parlare del tipo distruttrice che tutte le donne conoscono. Cioè quella donna che tutte le altre donne sanno che quando un uomo si fidanza con lei è come distrutto, insomma, no? Donna Elvira non è affatto una distruttrice, appartiene a un'altra specie femminile. Siccome non vorrei poi essere preso a male parole fuori dal teatro, dico che la definizione non è mia, va bene? È di un grandissimo esegeta mozartiano, critico mozartiano, che non c'è più purtroppo e che si chiamava Massimo Mila, uno dei più grandi. Massimo Mila, nel suo libro Lettura del Don Giovanni di Mozart, ci dice che Donna Elvira appartiene al tipo donna edera, cioè dove m'attacco muoio. È quel tipo di donna, sai, quello che tu vai da lei e gli dici, senti, Teresa, volevo dirti che è finita. E lei? È finita cosa? Dove andiamo sabato sera io e te? No, guarda, è proprio finita, fra noi è finita. Sì, va bene, ma il weekend prossimo, capisci? Cioè, è così, quella che... E lei è convinta di una cosa impossibile, lo dico a tutte le donne che sono presenti, cioè di poterlo cambiare. Nessuno cambia nessuno. Noi abbiamo nel giro di secoli, millenni, migliaia di milioni di anni, abbiamo elaborato una strategia di sopravvivenza che si chiama finzione. Cioè diciamo che sì, siamo cambiati, ma in realtà non cambiamo mai. E allora vedi che Donna Elvira ha una freccia che va verso Don Giovanni, perché Don Giovanni l'ha sedotta e abbandonata, ma Donna Elvira è sempre in giro con la valigia in cerca di Don Giovanni, perché lo vuole cambiare.
Poi abbiamo Zerlina, che è una contadina che si deve sposare con Masetto, e quindi c'è una reciprocità di sentimenti fra loro, e Leporello, che il suo padrone l'ama e l'odia, insomma. Lo ammira, perché capisci, 2300 e passa donne sedute abbandonate, insomma, sono oggetto d'ammirazione maschile, però lo odia perché lo mette sempre nei guai. Questa è la situazione. Ovviamente Don Giovanni ci prova con tutte, ci prova con Donna Anna, ci prova con Donna Elvira, la quale poi lo insegue, appunto, ci prova con Zerlina, che sta per sposarsi, hai capito, nel dì delle nozze. Dice, chi è quello? Bella quella. Chi è quello? Ma, dice Leporello, sono due contadini, si stanno per sposare. Portami via il potenziale marito, che ci penso io a lei, capisci? Cioè, non si ferma di fronte a niente lui. E di conseguenza, poi, tutti gli uomini hanno qualcosa da dire a questo riguardo. Oh, l'introduzione la vediamo registrata, è il primo tentativo. Dunque, questo è il nostro Leporello. Voi sapete che Leporello, come posso dire, Leporello si lamenta, no? Leporello è stato messo da Don Giovanni a fare da, come posso dire, da palo, mentre lui si è infilato nella camera da letto di Donna Anna. Donna Anna ha questa abitudine. La sera lascia aperta la finestra affinché il suo fidanzato Don Ottavio vada ad augurarle la buonanotte. Va bene? Cosa avete pensato? Una cosa innocente. Anche se Leporello dice qualcosa di molto ambiguo, guarda cosa dice. Dice, vuoi star dentro con la bella, che si presta a letture molteplici. Non sto a spiegarvele. Si presta comunque a letture molteplici. Zeffirelli non se la fece sfuggire questa. Leporello aveva in mano una matita e fa un gesto assolutamente inequivocabile sul voi star dentro con la bella. Va bene. Comunque lui si lamenta notte e giorno faticar perché nulla sa gradir, piove, vento, sopportar, mangia al mare, ma voglio fare il gentiluomo. La musica è assolutamente strepitosa perché dà da un lato quel senso di tempo che non passa mai, sai, no? È sembra un orologio. Che conta i secondi, mangiar male e mal dormir, e poi ci dice voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, no, e non voglio più servir. Fa anche l'ironico, oh che caro galantuomo, oh che caro galantuomo, vuoi star dentro con la bella e io far da sentinella. E poi ripete. E non voglio più servir. Qualcuno potrebbe dire, insomma, siamo anche vicini come epoca alla Rivoluzione Francese e quindi lui potrebbe essere un tipo di pre-rivoluzionario, insomma. E invece no, sapete, lui non è un rivoluzionario, è un fifone, Leporello, viene da lepre, hai capito? È proprio un fifone. E Mozart, sulla stessa musica con la quale gli fa cantare e non voglio più servire, gli fa dire non mi voglio far sentire, che sono due concetti assolutamente antitetici, capite? Cioè, non funzionano. O dici una cosa o dici l'altra. È in mente il classico collega, quello che dice, guarda qua, sono le 9, il capo nostro ancora non si vede. Vabbè, arriverà. No, non si vede, adesso quando arriva gliene dico 4. Poi il capo arriva e, viaggiato bene, tutto a posto, le porto un caffè, vuole qualcosa, mangiare, bere, capito? Leporello è così, lui fa la rivoluzione fino a quando non lo sente nessuno. Quando lo sente qualcuno, è così. A questo punto Donna Anna si rende conto che nella sua camera da letto quella sera non è entrato Don Ottavio come lei si aspettava, ma è entrato qualcun altro. È entrato Don Giovanni. Che cosa sia successo fra loro non lo sapremo mai, anche se ci piacerebbe molto saperlo, insomma. Carsen in realtà ci ritrae una Donna Anna ben felice di stare con Don Giovanni. E infatti vedete che hanno messo un letto lì in mezzo, eh? E lei dice queste parole, non sperar se non m'uccidi che io ti lasci fuggir mai. Che potrebbe anche essere detta in una situazione così, eh? Adesso che t'ho trovato, non ti lascio andare via più.
anche se poi lui compirà un gesto terribile, ne ucciderà il padre e questo cambierà tutto, ovviamente. Allora, qui con una velocità straordinaria, vedi? La musica cambia. Non sperare, se non mi uccidi, che io ti lasci fuggir mai. E lui risponde con una musica molto simile. Donna folle, indarno gridi, chi sono io? Tu non saprai. Il tono è molto cambiato rispetto all'inizio. Prima era un inizio quasi comico, adesso invece è tutto molto... Ecco, qui c'è una cosa. Donna Anna entra tenendo forte per il braccio Don Giovanni. Lo vedete? Donna Anna entra tenendo forte per il braccio Don Giovanni. Immaginate la scena, io sono qui e c'è una donna che qua mi tiene il braccio. Io vorrei andarmene e lei mi trattiene. E lui non vuol farsi vedere, sempre cercando di celarsi. Benissimo. Le due melodie quasi identiche, no? Quando improvvisamente t'arriva il padre. E allora il tono buffonesco cambia ancora e diventa, il tono buffonesco che era già diventato più drammatico con lei, diventa ancora più drammatico. E qui lui dice una cosa assolutamente sorprendente. Enrico lo guarda con odio. Gli dice una cosa sorprendente ed è questa. Lasciala indegno. Ma come lasciala indegno? Scusa, Lei lo tiene per il braccio. Lui vorrebbe andare via. Lei lo trattiene, arriva il padre, gli dice lasciala indegno. Non funziona così, scusa, c'è qualcosa che non va. Vi ricordate lo specchio ondulato? Quando c'è di mezzo Don Giovanni, la realtà, in realtà, è qualcosa di diverso da quello che definiamo realtà. Lasciala indegno. Cosa ha visto il padre? È lei che trattiene lui. E voi direte, ma forse Da Ponte si è sbagliato. Ma no, Da Ponte non si è sbagliato, perché la didascalia scenica dice Donna Anna, sentendo il commendatore, lascia Don Giovanni ed entra in casa. Hai visto? Non c'è dubbio. Cioè, è luciferino Don Giovanni, Non te l'aspetti, insomma. E a questo punto, Donna Anna che fa? Se la dà a gambe levate. E perché se la dà a gambe levate? E perché, sai, dovrebbe spiegare a suo padre. Senti, papà, sai, io tutte le sere quando vado a dormire, sì, dimmi, lascio la finestra aperta. E vabbè, certo, se fa caldo, siamo in Spagna, fa caldo, sì. No, ma in realtà perché Don Ottavio tutte le notti viene... Don Ottavio? Cosa fa Don Ottavio tutte le... Capisci? Cioè, gliela daresti tu una spiegazione così a tuo padre nel 1787? No. Quindi lei che cosa fa? Se la dà a gambe levate. Adesso io vorrei farvi vedere Donna Anna che se la dà a gambe levate, però vi prego di aguzzare la vista, perché se non avete preso mirtilli stamattina non la vedete, perché proprio se la dà, guardala, attenti, pronti? Vado, guardala. È così, quindi, lascio, scusa per quelli distratti, guardala, pam, via, è così, cioè, a questo punto... Con una velocità straordinaria, perché guarda che stiamo parlando di poco più di 4 minuti di musica, combattimento. Ah, e qui Don Giovanni uccide il commendatore, lo ferisce a morte. E c'è un momento straordinario. Quindi veramente in 5 minuti Mozart ti porta dalla tragedia alla commedia, dalla commedia alla tragedia, e qui c'è il commendatore che muore, Leporello che non sa cosa fare, cosa dire, e Don Giovanni che vede il commendatore morire su questa musica. Bella contemplazione della morte. Qualcosa vi viene in mente, vero? L'hanno trovato trascritto in do diesis minore fra gli appunti di Beethoven, diventerà
il chiaro di luna. Nessun compositore aveva mai scritto una scena così veloce, una scena così rapida. E con questa velocità passare dalla buffoneria di Leporello all'inizio a questo momento così intenso, tragico, dedicato alla morte di un uomo, all'inizio di un'opera buffa, di un dramma giocoso, come viene chiamato.
È un po' splatter, devo dire. Mi ricordo che Carson disse "a lot of blood, please". Voleva un sacco di sangue sotto quella giacca, perché voleva appunto che tutto questo sangue si vedesse. Come veloce Mozart, dal notte giorno fatica, buffoneria iniziale al dramma, in 5 minuti, capite così? Nessun altro essere umano, lui, è incredibile. E anche dopo, sai, quanto ci mette lui a passare dalla tragedia alla commedia? Il tempo di voltar pagina. Fosse stato Wagner, 2 atti, un'opera, 3 ore. Guarda Mozart, Don Giovanni, Leporello, dove sei? Leporello, sono qui, per mia disgrazia, e voi? Sono qui. Leporello, chi è morto, voi o il vecchio? Che domanda da bestia! Il vecchio, no? Bravo, dice lui, 2 imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre. E lui, l'ha voluto suo danno, l'ha voluto lui, peggio per lui. E Leporello, e donna Anna cosa ha voluto? Capisci? Taci, non mi seccare. Oh, cataloghi... Donna Elvira, la donna Edera, sai, andando un po'... Eccola qua, la vedi con la valigia? La vedi con la... Lei è sempre con la valigia, col trolley, perché lo cerca. In scala hanno fatto Donna Elvira in Vespa. Devo dirvi che al terzo giro di Vespa io volevo tagliare le gomme, perché... Wow, continuamente. Comunque sempre sulle tracce di lui, hai capito? Perché in fondo, sai, lo ama, no? Lo ama. Lo odia e lo ama. Oh, immaginate la situazione. Non c'è nessuno. Nessun deserto. E Don Giovanni che dice a Leporello, aspira forte col naso e poi gli dice, zitto, che c'è? Mi par sentire odor di femmina. Non si vede nessuno. Capisci? È una macchina da guerra questo. Mi par d'udire odor di femmina. E Leporello, cospetto che odorato perfetto. All'aria mi par bella. Cioè, all'aria. Al profumo mi par... 1787, capite come erano avanti questi? All'aria mi par bella. E che occhio, dico, che non si vede niente, capito? E arriva una donna piuttosto disperata. Ah, chi mi dice mai quel barbaro dov'è? Che per mio scorno mai che mi mancò la fe. Ah, se ritrovi Olempio, guarda poi cosa dice, e non torna subito da me, e a me non torna ancora, vo' fare un orrendo scempio, gli vo' cavare il cor. E Don Giovanni... che non ha capito che è la donna Edera, ha capito che è una donna, ma non ha riconosciuto lei ancora, dice a Leporello, udisti? Qualche femmina dal vago abbandonata, poverina, cerchiando di consolare il suo tormento, e Leporello, così ne consolò 1800. No, 2300 in verità, ma comunque pazienza. Quando riconosce donna Elvira, Don Giovanni fa quello che fanno tutti gli uomini in una situazione del genere. Perché nessuno di noi esseri umani bipedi maschi è in grado di affrontare una donna che ti guarda con 2 occhi azzurri come quelli di Bambi anni 50 e che ti chiede perché. È troppo per noi. Facciamo tutti la stessa cosa. Ce la diamo a gambe levate. E se abbiamo un servitore, come nel caso di Don Giovanni, guarda che cosa fa. Via, dille un poco. E che cosa devo dirle? Dille pur tutto. E intanto lui se ne va. E donna Elvira guarda Leporello e gli dice, allora? Sì, dille pur tutto, guarda lui. Ebbene, madama, Leporello, madama veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo. Come a scuola quando non sapevano la lezione di fisica, hai capito? Uguale. E a un certo punto però lui dice, guardate, questo non piccio il libro, come potete vedere Leporello in questa regia è un tecnico di scena, uno di quelli che c'è qui dietro, hai capito, uguale, che vuol fare anche lui il cantante, non vuole più servire dietro le quinte, insomma, e che dietro la scena, come il barone rosso sulla carlinga del suo aereo, ha segnato tutte le donne sedotte e abbandonate da Don Giovanni nel corso del tempo, hai capito, con donna Elvira che ascolta, disperata, il catalogo. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1300. Lo conoscete tutti, adesso lo sentiamo, ma volevo soltanto dirvi una cosa. Perché in Spagna sono più che in Italia, in Turchia, in Germania? Questo io l'ho chiesto a un mio studente del conservatorio all'esame. E lui è stato fermo, come Leporello, con ciò sia cosa che il mondo, il quadro non è tondo. E poi mi ha detto una cosa che però ha meritato la promozione immediata.
E cioè mi ha detto, perché le spagnole sono più facili. E infatti io quest'estate vado in vacanza in Spagna. È ovvio che non è così, perché lui è spagnolo, capisci? E quindi, giocando in casa. E allora ce lo sentiamo dal vivo, ce lo sentiamo dal vivo, Baigie, basso e, naturalmente, il nostro Denis Malakoff al pianoforte. Prego. Cento in Francia, in Turchia, non la più là.
purché porti la gonnella, capisci che nel Settecento la portavano tutte e quindi purché respiri, no? Come traducono oggi gli studenti. Dunque, torniamo a parlare delle lettere. Dunque, il catalogo è questo. Mozart ci ha lasciato 356 lettere totali, 178 sono a suo padre. Quando viene a mancare il padre, ci viene a mancare un interlocutore importantissimo. Cosa parla Mozart? Di cosa dice Mozart in queste lettere? Parla di concerti, parla di audizioni, parla di incontri e vittorie con altri esecutori, di giudizi su colleghi, orchestre, eccetera, eccetera, eccetera. Parla di tutto questo. Mai che ci dicesse cosa gli succede quando scrive, come scrive. Mai. Parla di tante cose attorno alla musica, ma mai di lui che compone. Le donne sono un tema, soprattutto col papà. Guarda il padre, severissimo. 78, scrive nel 78, scrive al figlio. Ad Augusta ti sei divertito con la figlia di mio fratello. A Mannheim hai colmato di lodi la figlia del signor Cannabich. In breve ora la favorita è lei. Poi in un batter d'occhio fai una nuova conoscenza, la figlia del signor Weber, e tutto quello che c'è stato prima appartiene al passato ed è lei la protagonista della tragedia da mettere in scena fra questa famiglia e la tua. E lui... Carissimo padre, incomincio appena a vivere e devo avvelenarmi la vita con le mie stesse mani. Se dovessi sposare tutte le ragazze con cui ho scherzato, dovrei avere 200 mogli. Capisci che era un tema di conoscenza, insomma, nota. E questa è stata poi sua moglie effettiva. Ecco, c'è una lettera commovente, io credo questa, del 77 a suo padre, dove c'è una consapevolezza assoluta. Lui sapeva chi era. Lui sapeva cos'era. È un dono questo, eh? E dice a suo papà, era il giorno del suo compleanno, ecco i miei auguri, e dice, vorrei scriverti una poesia, ma non sono un poeta. Non sono un pittore, quindi non potrei neanche creare luci e ombre. Non sono un ballerino, non ti potrei fare tanti auguri con una coreografia. Però, dice, la consapevolezza, lo so fare con i suoni. Vedi, sono un musicista, no? Cioè, questo lui lo sapeva. Le lettere che non ci sono, purtroppo, sono quelle tra Mozart e Da Ponte, perché stavano tutte e due a Vienna e quindi non avevano bisogno di scriversi, si parlavano, no? Mi pare abbastanza evidente. E allora consoliamoci con quello che dice Da Ponte nelle sue memorie. Vi ricordate la bella giovinetta? Il Tokai, il calamaio, il tabacco di Siviglia e poi una bella giovinetta di 16 anni che avrei voluto non amare che come figlia, ma... Stava in casa mia e veniva nella mia camera al suono d'un campanello, che per la verità io suonavo assai spesso e ogni qualvolta mi pareva che l'estro cominciasse a raffreddarsi. Essa era pronta a venire da me al primo tocco del campanello. Da principio io le permettevo molto sovente tali visite. Dovetti alla fine renderle meno spesse per non perdere troppo tempo in tenerezze amorose di cui era perfetta maestra. La prima giornata, frattanto, fra il tocai, il tabacco di Siviglia, il caffè, il campanello e la giovane musa, ho scritto le due prime scene del Don Giovanni. Capisci? Cioè, insomma, con un argomento di comune affinità e conoscenza. Due donne, tre ritratti. Questo che adesso sentiamo è l'unico momento nell'opera in cui si vede Don Giovanni in azione. Quando seduce la contadina Zerlina. C'è un matrimonio fra contadini, Zerlina e Masetto si stanno per sposare, e Don Giovanni dice, carina la sposa, portami via quel contadinaccio lì che ci penso io a lei, no? Hai capito? Siamo liberati, vedi? Ci siamo liberati, Zerlinetta, di quello scioccone. Signore, mio marito, a breve, insomma, chi colui vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier come io mi vanto, possa soffrire che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato da un bifolcaccio vil sia strapazzato? Ma signore, gli diedi parole di sposare, non vale niente, perché vedete, voi avete un'altra sorte, vi procurano quegli occhi briconcelli, quei labbretti sì belli, quelle ditucce candide, odorose, parmi toccar giuncata e fiutar rose. E qui c'è uno dei pezzi più famosi in assoluto del Don Giovanni, che è Lacci darella mano, là mi dirai di sì. Oh, scusate, guarda Don Giovanni com'è sicuro di sé, cioè, quel casinetto è mio, là ci darei la mano, là mi dirai di sì. Non è che ha dubbi, hai capito? E là, gioiello mio, ci sposeremo. Vedi, non è lontano, partiamo ben mio da qui. Zerlina risponde con la stessa musica. Avete in mente, no? Là ci darei la mano, là mi dirai di sì, vedi, non è lontano. E lei, come ipnotizzata,
Vorrei e non vorrei, mi trema un po'. A ripercorrere le stesse note di Don Giovanni. Avete in mente la scena, vero, delle sirene di Ulisse e dei marinai d'Ulisse che si dovevano legare agli alberi delle navi? Qui la sirena è Don Giovanni. Qualunque donna, a partire da Zerlina naturalmente, è completamente priva di volontà. E allora Lucia Rubedo e Peng Zhangxiang nella parte di Don Giovanni. La seconda donna è Donna Anna, quella fidanzata con Don Ottavio, quella della finestra, quella che se la dà a gambe, insomma, l'avete vista. E Donna Anna, nel corso dell'opera, a un certo punto riconosce nella voce di lui
riconosce, cioè di Don Giovanni, la voce dell'assassino di suo padre. E allora Donna Anna diventa in un certo senso una Erinni, una vendicatrice. Intanto racconta, dice, ho riconosciuto la voce, dice, e poi era avanzata la notte, in un mantello avvolto, si è infilato nella mia camera, stelle seguite, Don Ottavio preoccupatissimo, dice, allora quando ho capito che non eravate voi, stridi miei, chiamo soccorro, eccetera, eccetera, compie il misfatto uccidendo mio padre. Ecco, questo è. E l'aria è questa. Orsai chi l'onore rapire a me volse, chi fu il traditore che il padre mi tolse, vendetta ti chiedo. La chiede il tuo cuore, la chiede la donna che tu ami, la chiede la donna che tu ami. E guarda, dice, se l'ira in te, gli ultimi due versi, se l'ira in te langue d'un giusto furor, rammenta la piaga del misero seno, rimira di sangue coperto il terreno. Lei ormai è, come dice Massimo Mila, vedi? Il meccanismo è rettilineo e elementare, Donna Anna da qui in poi chiede una sola cosa, ferocemente vendetta. Ad alimentare in se stessa e soprattutto in Don Ottavio la fiamma dello sdegno vendicatore rievoca l'immagine sanguinosa del padre assassinato. Dritta come un filo di spada è l'incarnazione della vendetta, una Erinni, una furia. Da questo momento in poi lei ha un solo obiettivo ed è questo. Vendicare la morte di mio padre. Questo. E allora... è proprio un'aria furibonda questa, bellissima, che affidiamo a Vuley. Thank you.
Abbiamo chiesto a Leporello di prestarsi e fare la parte di Don Ottavio, insomma. Ecco, quindi, che si è preso questo carico di vendicare la morte del padre. Vi devo dire che naturalmente Don Ottavio è un essere maschio mollissimo, cioè non può assolutamente ambire a vendicare la morte del commendatore. Don Ottavio è un essere umano maschio abbastanza inutile, non può certamente, come dire, vendicare quella morte e soprattutto misurarsi con un uomo come Don Giovanni, questo è impossibile. Oh, questa era la versione di Vienna del 7 maggio dell'88. Tra quello che abbiamo appena sentito e quello che sentiremo fin che andrà il vino, c'era in mezzo una molle aria di Don Ottavio, dalla sua pace. Questa, in realtà, alla prima assoluta dell'opera, a Praga, quindi, l'anno precedente, nell'87, non c'era. E quindi si passava da Orsai chi l'onore di Donna Anna a Finché andrà il vino. Ed è bellissimo perché erano due forme di eccitazione molto diverse. Da un lato l'eccitazione vendicativa di Donna Anna e dall'altra invece l'eccitazione di vita di Don Giovanni, il quale ordina, dice, senti, organizza una festa, vedi, bravo Leporello, senti, adesso troppo mi premono queste contadinotte, le voglio divertire finché vi è notte. E quindi organizza una festa e fin che andrà il vino, calda la testa, una gran festa fa preparare, insomma, e soprattutto versa gran vino, perché così nell'eccitazione generale io posso, come dire, approfittare delle contadinotte. Peng Zhangxian, basso. Insomma, poi voglio dire, per i nostri studenti orientali, questi scioglilingua hanno un che, anche Rossini, ne mette tanti naturalmente, darebbero il filo da torcere anche ai madrelingua, Finché andrà il vino, calda la testa, una gran festa, se trovi in piazza qualche ragazza, hai capito, tigre contro tigre, insomma. Ci avviciniamo sostanzialmente alla scena del balcone e poi alla scena conclusiva. Voglio ripresentarvi Zerlina. Dunque, le donne nel Settecento rientravano all'interno di categorie ben definite, vittime della rigida educazione dell'egoismo maschili, e questa è una, furbe e intraprendenti, nelle opere naturalmente, streghe, queste purtroppo anche nella storia, oppure peccatrici, tentatrici, hai capito? Quelle donne alle quali è impossibile resistere. La nostra Zerlina appartiene alla categoria delle furbissime. Zerlina è in buona compagnia, Sono quelle ragazze estremamente intelligenti, intraprendenti, che comunque se la sanno cavare in qualunque situazione. Compagne, Despina,
la parola spina contenuta nel nome femminile ha un suo significato, così fan tutte questo. Serpina, la piccola serpe. Del resto c'è il corrispettivo maschile, leporello, anche qui, il fifone, no? Serpina, la piccola serpe, serva patrona dei pergolesi. Poi abbiamo le serpille, per esempio, le serpette, Mozart, sempre. Abbiamo le vespine, anche queste pungono, capisci? La vespetta. Abbiamo nel barbiere di Siviglia un fiore che non è violetta, quello è Traviata di Verdi, ma è appunto rosina, anche qui un fiore con la spina. Avete in mente rosina? È un po' tipo zerlina, sai? Io sono docile, sono ubbidiente, dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar. E qui fan paura le donne, quando dopo questo ti guardano e ti dicono ma. Guarda qua, Masetto arrabbiatissimo, perché l'ha vista con quello là, poi è andata in niente perché è arrivata la donna Edera che ha messo in fuga Zerlina, insomma le ha aperto gli occhi, guarda cosa stai facendo, e lei naturalmente. E quindi non mi toccare, Zerlina, perché? E Masetto, me lo chiedi, perfida, il tatto sopportà dovrei d'una mano infedele? E lei cerca di tirarsi fuori. No, crudele, ma dai, non merito questo. Come? È l'ardimento di scusarti, sta sola con un uomo, abbandonarmi il giorno delle nozze. Masetto, insomma, c'ha il suo perché, no, nel dire questo. Ma io non ho colpa, dice, è lui che mi ha preso in giro. E poi, senti, allora, guarda, ingrato, vieni qui. Guarda cosa dice, sfogati, ammazzami, fa tutto di me quel che ti piace. Ma poi... Masetto mio, ma poi fa pace. E guarda cosa dice il testo di Da Ponte, è un capolavoro. Batti, batti, o bel Masetto, la tua povera zerlina. Starò qui come agnellina, le tue botte ad aspettare. Lascerò straziarmi il crine, lascerò cavarmi gli occhi e le care tue manine, lieta poi saprò baciar. Ah, lo vedo. Non ha il cuore perché Masetto non alza un dito. Pace, pace, o vita mia, incontenti ed allegria, notte e dì vogliam passar. Lucia Rubedo. Thank you.
poi davvero mi domando quanto Mozart e Da Ponte si sono divertiti a scrivere un'aria di questo genere, insomma, no? Così vera rispetto alla natura umana anche, no? Rispetto anche al potere seduttivo delle donne, ecco. Questa scena ve la faccio vedere perché è proprio il simbolo della modernità di Don Giovanni, io credo. Don Giovanni chiede a Leporello se ha visto la cameriera di Donna Elvira, la donna Edera. Lui dice, no, non l'ho vista. Male, dice Don Giovanni, ti sei perso qualcosa di bello. E allora dice, però, Don Giovanni dice, con questi abiti lei non mi crederà mai. Se le faccio la corte, figurati, mi manderà via. E allora dice, dammi i tuoi vestiti. Lui in un primo momento dice, ma no, ma anche no, dammi i tuoi vestiti, lo minaccia. E lui poi pensa che magari se si mette i vestiti di Don Giovanni qualche donna cadrà pure ai suoi piedi e che quindi potrebbe essere un vantaggio. E allora accetta di far cambio di vestiti con Don Giovanni. Don Giovanni si veste da Leporello e Leporello si veste da Don Giovanni. Ecco, è una scena incredibile perché a un certo punto dal balcone esce Donna Elvira. Mentre si stanno cambiando d'abito sotto il balcone di casa di Donna Elvira, lei esce e dice, taci ingiusto core, dice, è un empio, un traditore, è colpa aver pietà, sta parlando di Don Giovanni, vedi? E Leporello dice, signore zitto, sento la voce di Donna Elvira. E Leporello e Don Giovanni fa una cosa assolutamente sorprendente. Dice a Leporello, va là, fatti vedere. No, come? Lui, vestito da Don Giovanni, che va là, fatti vedere da lei, no? Fermati un po' là. E allora Leporello che cosa fa? Muove le labbra, come nella scena del Cyrano di Bergerac, avete in mente? Ma con anticipo sui tempi. Leporello muove le labbra e Don Giovanni gli dà voce. Cioè, Don Giovanni dice, Elvira, idolo mio, e intanto tu vedi Leporello che guarda il balcone. E lei, non è costui l'ingrato? E Don Giovanni, sì, Don Giovanni, perché in realtà Leporello, sì, vita mia, sono io. Sì, vita mia, son io e chiego carità. Perché Donna Elvira lo odia, ma una sola cosa vuole. Che torni da lei. Basta. Lo sa che è un empio, un traditore, fedigrafo, donnaiolo, lo sa. Ma vuole lui, capisci? Vuole lui. E guarda cosa dice. Numi, che strano affetto mi si risveglia in petto. E guarda Leporello. State a vedere la pazza che ancor gli crederà. Hai capito? Cioè, saggissimo lui, no? Discendi, oh gioia bella, Don Giovanni, con Leporello. Una burla pazzesca. Pentito io sono già, queste sono parole magiche per lei. No, non ti credo, barbaro, o credimi o m'uccido, con Leporello che tira fuori la spada e fa finta di ammazzarsi. E poi guarda Leporello, Don Giovanni, e dice, se è andata avanti così io scoppio a ridere. Idolo mio, vien qua. A questo punto tu capisci che lei non resiste e scende. Scende, amico, che ti par? E in quel momento, sai, quando lei non c'è, lui dice, adesso? E adesso tu va là, fa le quattro carezze, fingi la voce mia e portala via, perché io devo far la corte alla sua cameriera. Capisci? Tutto per questo. Tu corri ad abbracciarla, questa è una breve lezione di seduzione, no? Corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze e portala via. Ma signore, non più repliche, arriva. E se mi conosce? Non ti riconoscerà se tu non vuoi. Guardate la modernità di questa cosa. Allora, Leporello travestito da Don Giovanni e a questo punto Donna Elvira arriva, ma a questo punto Leporello se la deve cavare da solo. Non c'è più Don Giovanni dietro a dargli voce. Dunque, dice lei, dunque creder potrò che i pianti miei abbiano vinto quel core? Dunque, pentito, l'amato Don Giovanni al suo dovere, all'amor mio ritorna? E Leporello dice una cosa che Don Giovanni non avrebbe detto manco sotto tortura. Sì, carina. Che, allora, a quel punto tu dici, ascolta, Donna Elvira, vai che buio, vabbè che lui è vestito come Don Giovanni, vabbè che c'han la stessa voce, ma sì, carina, Don Giovanni l'avrebbe mai detto. Ma no, dai. E qui capisci, la donna che proprio non vuol vedere, non vuol sentire, vuole solo una cosa, lui pentito, fra le sue braccia. Ma quanto è moderna questa cosa, eh? Incredibile. Sì, carina, crudele, se sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costaste. Io, vita mia, voi, poverina, quanto mi dispiace. Ma fa schifo sta roba. Ma poverina, quanto mi dispiace. Poverina, quanto mi dispiace.
Donna Elvira, mi fuggirete più? No, muso bello. Però io veramente questa qui la trovo una scena capitale nel Don Giovanni, capito? E guarda, scusa, alla Scala, guarda cosa hanno fatto, scusa, torno indietro un attimo. Si sono fatti, vedi, Don Giovanni si è fatto portare due sedie della Scala e poi si è messo lì, vestito da Leporello, a godersi lo spettacolo di Don Giovanni, di lui stesso, Leporello, travestito da Don Giovanni, che fa la corte a Donna Elvira. Vabbè, andiamo avanti. Sarete sempre mio, dice Donna Elvira. Sempre. Carissimo. Carissima, e comincia a metterle le mani addosso, sicché dice la burla mi dà gusto. Donna Elvira, mio tesoro, mia Venere. Vedi l'effetto di Don Giovanni sulle donne? Ascolti, volevo dirle, lei in terza fila, a noi non succede. A noi esseri umani, maschi, normali, non ci succede mai. Ha capito? Son per voi tutta fuoco. Una donna che dice nel 1787 son per voi tutta fuoco. E guarda Leporello, è un genio. Io tutto cenere. Il birbo si riscalda e non mi ingannerete? No, sicuro. Vestito da Don Giovanni, no, sicuro. Giuratemi, lo giuro a questa mano che bacio con trasporto a quei bei lumi che sarebbero gli occhi, ma non c'è Leporello che guardi gli occhi, ma un po' più in basso. Va bene. E a questo punto Don Giovanni dice, beh, questo non se ne va più. Allora si mette a urlare come un pazzo e a far finta che ci sia un omicidio per strada. E numi fuggono. Veggiamo, le finestre sono queste, ora cantiamo. E lui, guardate come fa la corte a una cameriera. Deviene alla finestra il mio tesoro, deviene a consolare il pianto mio, se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu che hai la bocca dolce più che il miele, altro che muso bello. Tu che il zucchero porti in mezzo al core, non esser gioia mia con me crudele, lasciati almen veder, mio bell'amore. La cosa bella è che quest'aria è scritta col mandolino. Ma voi direte, ma scusami, in Spagna suonano il mandolino. No, ma le serenate le abbiamo inventate noi italiani. Per cui in Spagna, in Irlanda, in Scozia, una serenata si fa all'italiana, cioè con il mandolino, altrimenti non si fa. Guardate che bello.
Scusate, avete visto la cameriera di Donna Elvira, eh? Non ha resistito, proprio come mosca al miele, insomma, no? Arriva. E la fa accomodare lì a godersi lo spettacolo insieme con lui, no? Vedi, stanno lì a godersi lo spettacolo di Leporello, travestito per l'appunto da Don Giovanni. Non se ne sta con le mani in mano. Quando lo spettacolo finisce, guardate com'è la situazione. Guarda, vedi? Ah, che bello! Bene. Don Giovanni applaude. Guarda lei. E capisci? Ha dimenticato il programma di sala, torna indietro a prenderlo. Ah, ecco, sì, scusa. Andiamo. Figurati se Don Giovanni... Oh, non ho qui la scena del cimitero, ma la statua del commendatore parla tra Napolitano e Monti, eh? E dice che di rider finirai pria dell'aurora. Che se avessimo saputo, se ce lo dicevano prima... Dunque, l'ultima romanza di questa sera, e poi sono costretto a farvi morire Don Giovanni, mi dispiace molto, ma l'ultima aria è questa. E Don Ottavio è sempre fuori posto. Don Ottavio dice: senti, donna Anna, basta, rassegnati e facciamo una cosa, io e te sposiamoci. Non ha capito niente. Ci sono un sacco di donne che fanno, Sì, esatto, normale questo. Non ha capito nulla. E dice, come in sì tristi momenti, vedi, non mi dire che io sono crudele con te, tu sai quanto io t'amai, ma devi calmare il tuo tormento. Forse un giorno il ciel ancora sentirà pietà di me. Gli chiede tempo, volei, soprano. Thank you.
È una delle arie più difficili, questa è anche una delle più importanti, insomma, del Don Giovanni. E così noi siamo arrivati alla fine, cioè al momento in cui dobbiamo far morire Don Giovanni. Non era impresa da Don Ottavio, è impresa da commendatore, statua funebre del commendatore. Don Giovanni fa una cosa pazzesca, si ritrova con Leporello in un cimitero e chiede a Leporello di invitare a cena la statua del commendatore. È come dire: invito la morte a casa mia a cenar con me. Non esiste tradizione popolare in cui ciò sia permesso. La notte dei morti, voi sapete, i contadini mettevano fuori dei pastoni di migliaccio, ma fuori della casa, mai dentro la casa. Poi passava un animale selvatico, mangiava quello che c'era e, vedi, è passata la morte, ma non è entrata. E certo, la porta ben chiusa, naturalmente. Invece lui invita la statua del commendatore a cenar con lui. L'ultima cena. Scusa, Zeffirelli, guarda cosa aveva fatto. Zeffirelli, vi ricorda qualcosa, vero? Cioè, è quella. Alla Scala hanno fatto una passerella praticamente gigantesca con il teatro che si riflette per l'appunto dietro. E c'è lui che mangia, Leporello che serve, lo sapete, c'è l'orchestra privata di Don Giovanni che suona tre motivi. Se Don Giovanni avesse avuto orecchie per intendere questi tre motivi, se la sarebbe data a gambe, perché ciascuno di questi motivi ci dice che Don Giovanni sarà sconfitto. L'orchestra anticipa musicalmente la sconfitta di Don Giovanni. In Cosa rara di Soler si parla della sconfitta di un uomo chiamato Giovanni. Sarti, il secondo motivo, fra i due litiganti, il terzo gode, l'aria dice come un agnello condotto al macello. E il terzo è peggio ancora, perché Mozart cita se stesso. L'orchestra fa pam 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 pam, e Leporello: questa poi la conosco purtroppo. Non più andrai farfallone amoroso notte e giorno d'intorno girando delle belle turbando il riposo. Questa cosa cantata da Figaro ai danni di Cherubino è una cosa, ma suonata dall'orchestra un attimo prima che la statua del commendatore irrompa sulla scena ha tutto un altro significato. E poi la statua arriva. Don Giovanni, a cenar te come invitasti, io son venuto. E per un momento Don Giovanni ha paura. Non l'avrei già mai creduto. È bellissimo questo. Da Ponte diceva che Don Giovanni non doveva avere paura di niente, nemmeno della morte. Mozart della morte aveva paura. Ed è bellissimo vedere come queste parole, che non indicano paura, non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò, non c'è paura in quelle parole. Eppure non c'è ascoltatore che non giuri che lì lui ha paura. Ed è la musica a dircelo, è Mozart a dirci che ha paura. Fino a quando? Pentiti, cangiavite, è l'ultimo momento. Non occhio, non mi pento, vanne lontan da me. Pentiti, scellerato, no, vecchio, infatuato, pentiti, no, pentiti. E Leporello che sbuca da sotto il tavolo e urla sì, e Don Giovanni no, 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 tempo più non v'è, dammi la mano in pegno, che gelo è questo mai. E dal salotto di casa sua finisce direttamente all'inferno.
Poteva finire così un'opera del 1787? No, doveva finire bene e ci voleva una morale finale. E vi devo dire che questa morale che hanno dovuto mettere è decisamente poco credibile. Tant'è vero che sappiamo che nel corso dell'Ottocento veniva tagliata e l'opera finiva con la morte di Don Giovanni. E la morale è questa. Questo è il fin di chi fa mal. Ed è perfidi la morte, alla vita è sempre uguale. È bello perché il regista aveva detto questa è la fine di chi fa del male. E la Rai pudicamente non ha mai inquadrato il palco reale. Solo i palchi attorno, hai capito? No? Cioè, figurati se si permettono di... Però, vi prego, guardate... Questa è la fine di chi fa male. No, come no, è la. Può morire Don Giovanni. Guardalo là dietro. Festeggiano questi. Certo. Ha un amico, carissimo, ottimo amico. Spero che avrete ricevuto la mia lettera. La mia opera Don Giovanni è andata in scena con il più brillante successo. Ieri sera è stata rappresentata per la quarta volta a mio beneficio. Forse verrà messa in scena anche a Vienna? Me lo auguro, solo a Praga no. E in effetti l'opera andò in scena anche a Vienna, con un cast eccezionale e dei numeri aggiunti. Ma nonostante tutte le cure, l'opera non andò bene. E dice Da Ponte, andò in scena, e devo dirlo, il Don Giovanni non piacque. Tutti, salvo Mozart, credettero che vi mancasse qualche cosa. Vi si fecero delle aggiunte, vi si cangiarono delle arie, si spose di nuovo sulle scene, e il Don Giovanni non piacque. E che ne disse l'imperatore? L'opera è divina, è forse più bella del Figaro, ma non è cibo per i denti dei miei viennesi. Raccontai la cosa a Mozart, il quale rispose senza turbarsi: lasciamo loro tempo di masticarlo. Chi si indignò fu Beethoven. L'arte è sacra, questo è un soggetto scandaloso, mettere la musica al servizio di questo. Io non sarei mai stato capace di scrivere musica su un soggetto come quello su cui ha potuto lavorare Mozart. Non potrei comporre opere come il Don Giovanni e il Figaro. Ho un'avversione per questo genere. Non avrei potuto scegliere soggetti simili. Sono troppo leggeri per me. Ora, le opere che Mozart scrive sul soggetto di Da Ponte hanno come tema l'amore, l'amore giusto, l'amore sbagliato. Comunque, l'amore, no? Nel Figaro si amano tutti, a volte giusti, in maniera giusta, a volte in maniera sbagliata, no? E gli amori sbagliati creano conflitti, lo sappiamo. Anche in Don Giovanni si parla d'amore, è tutto amore, no? Si legge. Dovete sapere, dal profondo del mio hard disk, che
amo molto fotografare le scritte che parlano d'amore sulle Claire, nei bagni. Ne ho una collezione infinita. Ve ne mostro qualcuna. Questa è bellissima, su una panchina. Rossi ha gli occhi più belli del mondo. E che non si legge la risposta che è lassù, che dice è perché non hai visto quelli della mia Terry. Sai quando si rispondono poi, sono fantastici. Sei la mia vita, dov'è l'amore? Amore ti amo, io dico sempre ai miei studenti, se becco uno di voi scrivere amore ti amo, gli tolgo il saluto e lo radio dalla mia classe, perché è una mancanza di fantasia tale. Amore ti amo, vabbè, love, d'accordo. Diceva Mozart, il mio bisnonno aveva l'abitudine di dire a sua moglie la mia bisnonna, che l'ha detto a sua figlia la mia nonna, che l'ha detto a sua figlia mia madre, che l'ha detto a sua figlia la mia sorella di sangue, che è una grandissima arte parlare chiaro e bene. Quindi un giorno, passando per Milano, mi vedo questa, fotografo subito, e se ti dicessi che ti amo, perché mi sono detto, la risposta arriverà. Ci vorrà magari tempo, ma arriverà, invece il giorno dopo. E se ti dicessi che ti amo, guardate se questo non è parlare chiaro e bene. E se ti dicessi che ti amo, ma dovrei parlarne col commercialista. È molto moderna, no? Devo dire questa cosa. Anche questa, devo dire, è molto chiara. Elisa ama Roberto per 3 mesi. Poi si vedrà. Sempre meglio mettere le mani avanti, eh? Che è una grandissima arte parlare chiaro e bene, diceva, ma che forse è un'arte non meno grande, smettere al momento giusto. Grazie. Grazie a voi.